informazionecattolica.it. Oggi tocca a Pietro Licciardi. Ciao. Ciao Sammy. Allora inizio subito. Allora Giampiero Bonfanti ci parla di ludopatia, che è la patologia che affligge i dipendenti dal gioco d'azzardo, dal gratta e vinci alle slot machine alle scommesse. Sono oltre 1,3 milioni gli italiani che buttano via soldi nel gioco e il fenomeno si aggrava con l'aggravarsi della crisi economica, perché sempre più persone cercano il colpo fortunato che li sistemi per la vita o anche quelle poche centinaia di euro che gli permettano di tirare a fine mese o pagare qualche debito. Il giro d'affari, come comprenderete, è enorme e supera i 100 miliardi di euro all'anno, il che ci dice perché poco o nulla si fa per arginare il fenomeno, dato che su questa montagna di quattrini ci lucrano in parecchi, a cominciare dallo Stato, al quale non basta il fiume di euro che già ci sfila dalle tasche con le tasse. Eugenio Capozzi invece si sofferma sulla nuova ridicola buffonata del battesimo civile, che come sappiamo è stato fatto per la prima volta a Massimeno in Trentino. Capozzi giustamente nota che si cerca di cancellare ogni legame con Dio, con il trascendente, con il sacro dalla vita sociale, ma poi non si può fare a meno di costruire cerimonie che scimmiottano liturgie, sacramenti, simboli cristiani con effetti comici. Questi atei, laicisti, presunti razionalisti, nostalgici del creatore che rinnegano, farebbero quasi tenerezza, conclude l'articolista, incapaci come sono di vivere razionalmente nella secolarizzazione radicale da essi stessi sostenuta, se non facesse rabbia la loro ipocrita arroganza. D'altra parte, fin dal suo iniziatore e ispiratore, la ribellione a Dio non è in grado di creare niente, ma può solo imitare deformandola la sua opera. Passando ad altro, gli adepti della religione ambientalista saranno felici di sapere che la popolazione mondiale sta calando ovunque. Ci informa di ciò Sabrina Righetti, la quale scrive che 3/4 della popolazione mondiale vive in paesi con tasso di fertilità inferiore al tasso di sostituzione. L'esito di questo inverno demografico non sarà un mondo più sostenibile, ma un mondo con un'economia stagnante fino al potenziale collasso economico, un minor numero di lavoratori che si prendono cura di una popolazione anziana in crescita, in difficoltà nel gestire il sistema pensionistico. Insomma, saremo tutti più soli e in miseria. Ma i cretini della bomba demografica continuano a promuovere aborti, eutanasia e vaccini sperimentali. Francesco Pisani si interroga se ha ancora senso la protesta e se è ancora in grado di influire sull'andamento della società. Durante la pandemia abbiamo infatti visto leggi coatte, autoritarie, che ricordavano i tempi del fascismo, tranquillamente approvate nonostante le proteste di alcuni. Questo nell'indifferenza dei più, con l'approvazione dei mass media e nel quasi totale silenzio di una classe intellettuale che una volta sarebbe scesa in piazza accanto alla gente, ma che oggi preferisce trincerarsi nei propri salotti accademici, perbenisti, da ben pensanti. Una classe sempre più inutile, egoista e aliena ai bisogni della gente comune. Allora, ha ancora senso protestare? Leggete l'articolo per scoprirlo. A proposito di proteste, Matteo Castagna parte dalle proteste francesi per una interessante disamina sul perché oltre Alpe si scende subito in piazza, mentre da noi si accetta tutto e al massimo ci si lamenta con gli amici al bar o su Facebook. Secondo Castagna il problema è antropologico. Mentre per la nostra classe politica resta attualissima la riflessione di Leopardi, gli italiani non scrivono né pensano sui loro costumi, ovvero, a differenza dei colleghi francesi, nessuno dei nostri capi di Stato, di governo o di partito sembra preoccuparsi profondamente, al di là dei discorsi ufficiali ed elettorali, dell'Italia,
come motivo di riflessione, di indagine o di affetto. Era di sicuro così per la sinistra, vediamo se cambia qualcosa oggi con quelli che dovrebbero essere la destra. Il costituzionalista Michele Trabucco ci informa che il bene comune non è democratico e che il bene proprio di ogni uomo e il bene comune sono incompatibili con il pluralismo relativistico. Pertanto, la comunità politica deve aiutare l'uomo, tutti gli uomini, a conseguire il proprio bene e il proprio fine. Non può dichiararsi neutrale, perché questo bene è anche il bene della comunità e va perseguito sempre, anche quando, forse soprattutto quando, l'individuo sceglie e pratica altre strade. Adesso passiamo ad Angelica La Rosa, che ci dice come negli Stati Uniti del sedicente cattolico Biden va avanti a piesso spinto la mutilazione dei minori, ai quali si vuole far cambiare genere. Dietro infatti alla sciagurata rimozione di organi sani in bambini e adolescenti raggirati dall'ideologia gender, sta un cospicuo giro di affari che sta facendo arricchire cliniche e chirurghi plastici, mentre distrugge la vita dei malcapitati sotto le loro mani. Ormai non si contano infatti i pentiti che si trovano irrimediabilmente mutilati e che il cambio di sesso sia una cosa da non prendere alla leggera, ce lo testimoniano del resto anche i vari signori Vladimiro Guadagno, detto Luxuria, che si dichiara donna ma si è ben guardato dal privarsi dei suoi gioielli maschili. In America c'è chi se lo sta chiedendo, ma dovremmo farlo anche noi. Quanti altri bambini devono soffrire prima che questa grossolana distorsione della realtà finisca? Sempre Angelica La Rosa ci informa che quel bravo ragazzo di Justin Trudeau, primo ministro canadese, vuole una legge per far sì che sia il governo a decidere cosa i cittadini devono vedere su internet. Il nostro già si era messo in mostra perseguitando i camionisti canadesi scesi pacificamente in piazza per protestare contro le draconiane misure anti-Covid ed evidentemente dopo averci preso gusto ha deciso di trasformare il suo in un regime nazi cinese dove sarà lo Stato a decidere di cosa si potrà parlare e cosa no. A quanto pare anche in Occidente la liberale democrazia sta sempre più diventando poco più che una farsa, quindi, cari amici di Radio Libertà, stiamo in campana. Infine, invito ad andare sul canale YouTube di Informazione Cattolica, che ha ormai quasi 800 video pubblicati con grande varietà di argomenti. Quando siete a casa in macchina, invece di ascoltare le canzonette e le balle che diffondono certe radio, sintonizzatevi su Radio Libertà o sul canale di Informazione Cattolica YouTube, dove trovate un sacco di argomenti dal federalismo alla politica all'attualità, interviste e anche i migliori articoli letti dal nostro Giampiero Bonfanti, che oltre a scrivere su Informazione Cattolica e a fare il giornalista dovrebbe cimentarsi al cinema come doppiatore, perché è veramente bravo. Insomma, vera cultura e informazione fuori dal coro. Chiudo augurando a tutti gli ascoltatori, a te Sammy, una santa Pasqua e a risentirci presto. E io non posso far altro che contraccambiare augurando buona Pasqua a te Pietro Ricciardi, a tutti i collaboratori di informazionecattolica.it, sito da sbirciare e da ascoltare, ma ricordando anche la notizia appena diffusa dal Corriere della Sera che ci sta d'altronde ascoltando e quindi in risposta a ciò che hai detto, la notizia da Oristano, maestra fa recitare l'Ave Maria in classe. Sospesa per 20 giorni la decisione dell'ufficio scolastico dopo la protesta di due mamme. Pietro Licciardi, se vuoi dire una battuta da 30 secondi, ma penso che non ci sia bisogno. Abbiamo capito cosa pensi o no? Eh beh, no, lascia a te immaginare. Comunque la persecuzione si sta avvicinando anche sotto... anche in casa nostra, quindi, ma noi sappiamo che la salvezza del mondo non può che passare che dalla persecuzione dei cristiani, quindi
Aspettiamo, aspettiamo anche noi una risurrezione almeno spirituale. Speriamo di farcela almeno in questo campo. Grazie Licciardi, buona Pasqua! Grazie a te, ancora un salutone a tutti gli ascoltatori.